Luca Urbani, agente di Davide Facchin, un giocatore che è stato accostato in questi giorni spesso all'Avellino. C'è qualcosa? È una trattativa in atto? Ah, guarda, diciamo che è un prospetto che è stato seguito dall'Avellino, è un prospetto monitorato. Poi da qui a dire se ci sarà o meno una trattativa, se ci sarà un interesse più o meno forte, ce lo dirà il mercato, insomma, ecco. Però è tutto un discorso assolutamente embrionale ancora. Ma i contatti nel nostro ambiente ci sono sempre perché siamo addetti ai lavori, quindi ci scambiamo delle informazioni e quindi i contatti ci sono a 360 gradi. Insomma, ecco, ti ho detto che è un giocatore monitorato, quindi penso che sia sufficiente. Un altro suo assistito, Lito Fazio, in scadenza di contratto col Trapani, un giocatore che è sempre piaciuto al direttore De Vito, potrebbe esserci anche questa occasione. La storia di Fazio ad Avellino è curiosa perché c'è stato negli anni, no, tra virgolette, un inseguimento e poi non si è mai realizzato in tempi anche lontani, diciamo, no? Quando il ragazzo era a scadenza a Terni ed era il capitano della Ternana. Poi si prese la strada di Trapani e quella si rivelò comunque una scelta abbastanza positiva al di là della retrocessione del secondo anno, ma il primo anno fece addirittura la finale per salire in A. L'anno scorso siamo stati ancora una volta vicini al trasferimento in Irpinia. Ora Lito è in scadenza di contratto, ci sono già due o tre interessamenti perché è un giocatore assolutamente affidabile in categoria, è un ragazzo eccezionale. Credo che non avremo problemi a trovare una squadra dignitosa. Sicuramente l'Avellino rappresenta una piazza importante e gradita al mio assistito, se non altro perché è stato sempre un pallino, come hai detto te, il direttore sportivo Enzo De Vito.